a te se Sì, scorre poco dai. tempo. Allora, questa sera è la prima puntata, quindi ci tengo a fare il botto. Ho bisogno di un'immagine forte, cioè qualcosa per cui finiamo, insomma, sui siti, sui giornali. Pensiamoci. Ah, quindi avete pensato questo? Bello, Bella cagata. E adesso? no? No, ma poi Non lo oltretutto so. tu, cioè, capisco ancora lui che vabbè, potevi anche metterti un po' più di pelo, applicartene qualcuno in più, ma tu. Io cosa? Ma sono tette quelle? Ma Ma dove stai sono due guardando? brufoli, ma passi sotto le porte, Vic. Manda la sigla per piacere. Mando la sigla? Eh sì. Sigla. Vogliamo parlare di sesso? Fin troppo facile. Cioè uno dice agli uomini, anche lì cambia il punto di vista, gli uomini da noi vogliono una cosa sola. D'accordo, abbiamo capito ragazze, facciamoci una ragione. Semmai la cosa davvero interessante è rendersi conto di come una volta che la ottengono non abbiano idea di cosa farsene. Questo è il punto su cui potremmo semmai cominciare, no? Le molestie stradali, le molestie sessuali, è vero, sono una cosa molto seccante, ma forse anziché lanciarsi in crociate, in reazioni, so, quando ti capita il solito allupato ipertiroideo che ti si avvicina e che è totalmente inconsapevole del tuo aspetto fisico, tu magari fai schifo, cioè sei uscita dal supermercato, cioè le borse della spesa non ce la puoi fare, però lui ti si avvicina proprio. Che ti dice quelle robe che non sono mai chiarissime come significato, ma in genere hanno a che fare con delle secrezioni fisiologiche. Bene, costui ti si avvicina con tutta la sensualità di cui è capace, ti dice: ehi bella, non sai che te farebbe? La vera rivoluzione è voltarsi e dirgli: ti farei. Semmai si dice ti farei, per piacere. C'è questa cosa che tu sei sexy. Ma È un questa è po' un'altra cosa, ma questa è una cosa, irresistibile. non è una cosa di sesso, non è una storia di sesso, è una Ma non storia è di. per quello che tutti ti chiedono, ti cercano, ti ancora ti fanno Questo è riferimenti, una, questa è una nonostante fortuna, questa è una fortuna, perché fare scattare il desiderio è una fortuna. Il sesso è sopravvalutato? Ma il sesso, a me non me ne frega niente il sesso, vuol dire, cioè nel senso che non è che sia sopravvalutato. È mitizzato, non lo so, si dà un'importanza che a volte ha troppo valore, a volte non ha abbastanza valore, per cui ha delle conseguenze drammatiche, ma comunque ha perso questo aspetto naturale, biologico, da una parte, naturalissimo dovrebbe essere, l'ha perso, e da un'altra parte ha perso anche questa forza di link con l'amore. Io lo odio il Capodanno, lo odio più del Natale. Amore, ma hai sentito il discorso di Napolitano? Marco, stiamo insieme da 2 anni, non è un buon periodo. Sono 2 mesi che non facciamo l'amore. Io non so più come dirglielo che mi piacerebbe. Manca solo che gli faccia l'occhiolino. Io ve lo dico, se stasera non lo facciamo, finisce qui, giuro. E me lo deve chiedere lui. Amore, Sì? ma hai sentito Napolitano che discorso che ha fatto? No, amore, non l'ho sentito, me lo sono perso. Ha fatto un discorso perfetto, Ah. giusto, misurato, saggio. Che c'è? No, dico, me lo immagino, avrà detto tutte cose giuste, no? Avrà detto che bisogna abbassare i toni, Esatto, ha magari. detto proprio quello, bisogna abbassare i toni. Me lo immaginavo. Guarda che in un momento come questo è molto importante abbassare i toni, eh. Telefono. Mamma mia, sto discorso su Napolitano è la cosa più lontana dal sesso che ci sia. Si inizia veramente male, porca paletta. Non lo so a che ora arriviamo. Ti faccio sapere. Ciao, 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 ciao. E Sara, chieda a che ora arriviamo. Tu vieni così? No, no, non vengo così, mi devo andare a cambiare. Arrivo, eh. Ok. È stupenda. Il nostro è un rapporto bellissimo. Sereno, aperto. Per dire, sono 2 mesi che non facciamo l'amore. Ma va benissimo così, può succedere. A lei non va tanto. E allora? Quando lo andrà me lo farà capire. Ma voglio dire, tranquillo, senza. Quanto mi piace il Capodanno. Ancora di più del Natale. Ma nettamente. Touch me. I wanna be dirty.
Se stasera sono qui è perché ho letto uno dei libri più brutti di sempre. 50 sfumature di grigio. Non è neanche un libro solo, sono addirittura tre. Grigio, nero, rosso. Una trilogia. È una trilogia così brutta, ma così brutta, che ha venduto 31 milioni di copie. Pensateci, 31 milioni. Mozart è morto solo come un cane. Fenoglio è morto nell'indifferenza generale e questa casalinga qua, tutt'altro che disperata, è famosissima e ricchissima. Ma è una trilogia davvero brutta, scritta male, qua e là ridicola, però ha avuto un successo incredibile, è innegabile, anche qui in Italia. Perché? Forse perché è facile da leggere, ma anche Dylan Dog è facile da leggere e mica vende così. Forse perché è diventato un fenomeno di moda. Forse perché è una sorta di mix tra Federico Moccia, i romanzi Harmony e Rocco Siffredi con le borchie. Forse perché è una trilogia brutta e visto che noi siamo stupidi, compriamo le cose brutte. Una tesi cattiva, molto cattiva, anche se va detto che il fatto che in questo momento storico contemporaneamente abbiano successo le 50 sfumature da una parte e il Pulcino Pio dall'altra non depone a nostro favore. E forse ha successo perché è una trilogia erotica, perché parla di sesso, perché porno soft, perché parla addirittura di sadomaso. Il sadomaso. Però dire che questa trilogia è erotica è come dire che Mario Borghezio è un gran figo. E io non ce la faccio a dirvelo. La verità è che io non lo so perché questa trilogia ha così tanto successo. Non lo so. So soltanto una cosa. Una volta Honoré de Balzac, il grande Honoré de Balzac, ha scritto... Una notte d'amore è un libro letto in meno. Ecco, se a voi una notte, qualsiasi notte, viene voglia di leggere 50 sfumature di grigio, date retta a me. Fate l'amore. Grazie. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Buonasera, Risa. Scusate, ci ho messo un po' perché costruire l'impalcatura è dura. Ma vai tranquilla, con montaggio non si sono accorti di niente. Ah. Vai serena. Tu ti chiami, in realtà, Rosalba Pippa. Rosalba Pippa. Sì. Non Pippo. Pippa. E hai deciso di cambiare questo nome, io non ho capito perché. Beh, perché Pippa è tante cose. Ma ragazzi, io non sono arrivata a questa cosa qua. È per quello. Pippa dalle nostre parti significa non solo verbo pippare. Pippa significa proprio una cosa pornografica. Quella roba lì che penso sì. Io? Sì. Ah, ok. E quindi... Vediamo se hai capito. Dimmi un sinonimo. E quella roba lì? Questa è la pista. È quello che usa un lumberjack per tagliare un albero? Sì. Ok. Ok, okay, ho capito allora. Ecco, però, scusami... E come te la sei vissuta negli anni questa cosa? Cioè, a Risa l'avevi già trovata, non so, anche quando andavi a scuola, no, così no. Ti allora, prendevano in giro? Sì, sì, parecchio. Però veramente? In realtà da qui nasce l'autoironia, nel senso che tu ti fai una sorta di guscio, perché poi te ne dicono di tutti i colori, ti dicono che ti chiami, insomma, tutte. Poi i ragazzini... possono essere molto cattivi. Sì. E quindi impari a riderci su. E anche oggi quando ricevo delle critiche... Questa è la storia della vacca Vittoria. Poi sei magrissima, tra l'altro. Ah, vacca nel senso di... Nel senso pornografico del termine. Allora, sei pronto al test? Sì, sono pronto al test, sì, ci mancherebbe altro. Disastri sessuali adesso. Un test sui disastri sessuali. Ecco fatto, qua vinco tutto, qua vinco, li sono tutti. Abbiamo delle fotografie che ci aiutano. Sì. E adesso parliamo di fantasie erotiche. La prima fantasia erotica delle donne è avere due amanti, avere il pene,
o avere un orgasmo? Guarda, avere il pene anch'io ogni tanto ci penso, perché... È una fantasia anche tua, perché comunque... Avere il amante, avere il pene... Dimmi un po'. No, perché io, questo scusate, ragionamento a voce dottoressa, alta, io vediamo la, come va. La prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, lei mi ha guardato e mi ha detto cos'è una caccia al tesoro, quindi sono rimasta... Sì, però, ma credo, due amanti, credo. Due amanti? Due amanti, per un problema di... Guarda, hai sbagliato e un pochino più scontato perché hai noi avere un orgasmo, per cui la cosa più semplice in assoluto è la prima orgasmo. Fantasia. Pensa che quando mia moglie gli dico ti è piaciuto mentre lo facciamo, lei mi dice dai dai sì sì ancora mentre sta stirando, perché lei è già in sala, io sto in cucina. 60% delle donne finge di provare piacere durante il rapporto sessuale, sì. Affermativo, per cui vero. È vero. Qual è invece la percentuale di uomini che finge? 0% gli uomini non possono fingere, oppure il 15%, oppure il 30% degli uomini finge. Non lo so, io difficilmente fingo perché faccio tutto da solo, quindi... È un test perciò... di verità, insomma, sì, nella... sì, nell'autoerotismo. A volte dice, mi porto anche a cena, però... Ma queste sono cose adolescenti, bisogna poi lasciarle alle spalle, oppure un'adolescenza tardiva che tardiva, continua. Esatto, grazie, dottoressa, mi stava dando fiducia. E facciamo quella, la parte, quella minima, del 15%? Il 15%, sei un ottimista, perché... Il 30% è altissimo, però è fino all'orgasmo che sbattono anche e dicono così. Veramente sì. Secondo uno studio americano pubblicato sul Journal Sexual Medicine, come va a finire questo? Quanti minuti deve durare un rapporto sessuale prima che diventi stancante? A 13 minuti. Sì. B 48 minuti. Sì. Ma... C 1 ora e 12 minuti. Sì, Mazinga Z. Ma neanche... Beh, lui un po' ce l'ha del Mazinga. Ma neanche dai. Arcore, no. Ma sono quei 30-40 secondi compresa la cena. Ah, sì. Ancora certo. La questione della vistosa differenza di età all'interno delle coppie. Ora a me non interessa entrare nel merito se è più anziano, delle volte si parla di anziani, stasera lui o lei, non è questo il punto, ma mi domando se non sia uno spreco di risorse, perché, come ci insegna la natura, via via che si invecchia si tende a perdere alcune diottrie che portano all'acquisizione di una deformazione della vista, si chiama presbiopia, vuol dire che non ci vedi più tanto bene da vicino, una mano santa. Perché se tu ti accoppi con persone della tua età da vicino, c'è l'effetto flu naturale, non vedi i dettagli, non vedi le robe, è bello, il romanticismo si accentua. Che senso ha, insisto, dal punto di vista dell'impiego delle risorse, accoppiarsi con una persona vistosamente più giovane di te, che ci vede benissimo, e quindi tutte le tue carenze, difetti, cedimenti alla forza di gravità, che è il vero nostro grande nemico, amici miei, perché la forza di gravità tira giù tutto, li vede, mentre tu che hai a disposizione quel ben di Dio, di bellezza, di perfezione, da vicino non vedi un accidente. Ma cioè, ragioniamoci, gli occhiali li metti per leggere, mica per scopare, un motivo ci sarà. Senti, uno dei meriti che sicuramente hai è quello appunto di aver sdoganato insomma, gli organi sessuali, no? Sì. Con la Yolanda e il Walter. Sì, bisogna anche dire che adesso in televisione è molto complicato, e tu lo sai lo benissimo, so. Trovare degli argomenti, intanto che facciano ridere, certo. Poi che non offendano e poi soprattutto che tu puoi parlare e nessuno ti querela. Certo. Cioè è proprio uno slalom gigante, no? Tutte le settimane. Quindi questa cosa qua... del sesso, se vogliamo, è sempre una cosa divertente sulla quale sì, vai abbastanza. Però per esempio ho parlato una con due Yolande, mi ha scritto una: io se non ho due Yolande anche io sono molto offesa da questa cosa. Ma che veramente? Ma io pensavo ce ne fosse una in tutto il mondo. Dice, no, pieno scusa, così. No, aspetta un attimo, torna. Cioè esiste Una donna con due Yolande? Sì, in Italia esiste. Tra l'altro io sono dispiaciutissima, perché quando l'ho detto, l'avevo vista in televisione questa americana che aveva fatto outing, era rilassata, si portava queste due Yolande con simpatia, non mi sembrava una cosa così brutta e niente. Poi insomma si era fatto operare, aveva fatto questo open space, aveva insomma questo centro di accoglienza, di prima accoglienza insomma. E quindi mi sembrava divertente. Oh, it's
ad arrivare al sesso totale, così come è per noi nel 2050, ci siamo arrivati per 4 fasi. Fase 1. La vostra, quella attuale. Tutti voi conoscete il sesso su internet, i siti porno, le chat erotiche. Ma già i primi pionieri cominciano a sperimentare il teledildo, un sistema meccanico in grado di dare piacere senza essere fisicamente presenti. Un uomo sta a Roma e la donna a Milano? Nessun problema, si prendono i rispettivi vibratori, si collegano via USB al computer e quindi a internet. E quando uno muove il proprio strumento, l'altro sente nel suo il movimento dell'altro. Suona difficile? Ma non lo è, non lo è, credetemi. Fase 2. Dal 2015, alla ricerca di piaceri più profondi, il teledildo si diffonde in tutte le parti del corpo. Indosserete tute con elettrodi stimolatori e un casco per la realtà virtuale. Fase 3. Inizia proprio nei vostri anni, quando gli investimenti sui robot conoscono un incremento esponenziale. Soprattutto in Giappone, gli androidi cominciano ad assumere forme e movenze credibili. Già dall'inizio è chiaro, il loro utilizzo sarà proprio quello di macchine da sesso. Purtroppo, per arrivare alla perfezione dei tessuti umani e dell'intelligenza artificiale, si dovrà aspettare la grande rivoluzione del 2030. Il sesso, quello inteso nella versione primitiva, quella che coinvolge due amanti, diventa una pratica in via d'estinzione. Insieme a questo sparisce la prostituzione umana. Infatti dal 2030 fanno irruzione sul mercato androidi perfetti, addestrati a darci il massimo del piacere, sia fisico che mentale. E soprattutto sempre, 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 sempre al nostro servizio. Ultima fase, oggi 2050. Lo scenario ancora una volta è cambiato. Oggi siamo in grado di stimolare il cervello in modo che riesca a generare la sensazione di piacere senza alcuna manipolazione tattile o genitale. Il cosiddetto orgasmo senza organi. L'orgasmo degli orgasmi. Grazie alla mappatura degli schemi elettrochimici del cervello e all'immissione nel corpo di nanotecnologie, siamo in grado così di stimolare a nostro piacimento i centri nervosi che regolano l'orgasmo. E non immaginate che cosa si prova. Senti soli. Contemporaneo e anche poetico è il travestito brasiliano, no, che Virginia fa molto bene. Vado. Vai. E che cosa? Sì. Ho pensato che un personaggio contemporaneo come il trans potesse recitare una poesia. Sì. Va bene? Sì. Bene. La poesia è La Vispa Teresa. Benissimo. Va bene qui, Virginia? Scusate, un assistente in studio. Va bene qui, perfetto. Eccoci qua. Ho visto Teresa, via tra i beta, a volo su peso scientifico a falleta. E tutto gioleva, stringendo la via, gridava disteso, ho preso. Io penso che non me la so giocata adesso la carriera. E secondo me tu te la sei giocata molto bene, con appunto. Posso garantire che. Sì, eh? Quando è l'ultima volta che hai fatto l'amore con una donna? Era paleontologica, tirannosauro Rex? No, 3 anni fa. Questa è una grossa sorpresa. Amore, è un vizzetto, quindi. Dunque, io sono 2 anni esattamente che non faccio sesso. No, giuro. Questo non lo posso credere. Giuro, ma come giuro. Me, come la Unzi, che no, colleghe. dichiarano castità totale. 2 anni che non faccio sesso con nessuno.
3 anni fa con una donna. Ma come ti è venuto in mente? Diciamo che mi ha quasi violentato. Cosa applaudite? Siete proprio come i pubblici di tutte le trasmissioni. Applaudite quando non bisogna applaudire. Ridete quando non bisogna ridere. Oh, e siete anche telecomandati, quindi ancora meno degli altri. Tu hai mai pagato una notte d'amore? Una solo. Vero? Tante. Con uomini o con donne? Con uomini. Sai che sei la prima persona che io conosco che ammette di aver pagato? Certo, dov'è il problema? No, ricordati una cosa, d'accordo. Che quando è pagato non è più caro. Ah sì? Se tu invece ti innamori, fai la corte, cene, pranzi, regali, Bentley, eccetera, eccetera, costa molto di Bentley più. Bentley mi ricorda qualcuno, chi è che l'aveva regalata la Ma Bentley? Ma non mi ricordo. Ah, guardi, io il preside Monti, io il preside Monti? Che? Fa freddo, lo so. Quanto mi fa sangue questo Monti, mi fa vabbè. Sangue, lacrime, sangue, sangue, lacrime. Anche in America fa sangue, blood, sweat and tears. Sì, vabbè, l'abbiamo visto la copertina, ce la invidiano tutti. Vabbè, esatto. Glielo manderemo, vabbè. Io e il Monti, preside, sì. Io e il nostro preside, il preside Monti, noi pensiamo che non ci sia concertazione senza condivisione. Sì, ma una canzone dei Venditti. Brava, esatto, quella lì. Come non c'è sesso senza amore, no? Ah. Ecco, infatti. Ah, mi cita, brava. Ecco, me la ricordo bene, io sono preparata. Ha preso un master anche in Venditti. Ho preso un master anche in venditologia applicata. Ah. Infatti nel mondo del lavoro c'è proprio bisogno di un po' di educazione sessuale, no? Perciò oggi ci dobbiamo esercitare. Allungati sul banco, su. Ma perché? Perché l'Europa che te lo chiede. Ho capito, ma l'Europa ci chiede qualsiasi cosa. Cioè, adesso ogni volta. Allungati sul banco. Dandin, dandin, dandini. Non c'entra questo banchetto. Ma piegati con la flessibilità, brava. È un banchetto del governo precedente. C'era un omino piccolo. Adesso ti spiego, vedi, il lavoro, no? Sì. È come l'amore. Se quello fisso è monotono, se ci si annoia, allora sì. non è forse meglio quello occasionale, fluttuante, parole no? Grosse. Fluttuante, stagionale, ma soprattutto flessibile. Flessibile, lei lo fa molto bene. Visto? Però, professoressa, non so se questa cosa piacerebbe ai lavoratori. Beh, ma guarda che ci sono un sacco di posizioni, 46 per l'esattezza. Posizioni? Come posso dire, è una specie di kamusutra, ecco, un kamusutra. Hai presente il kamusutra? Beh, insomma. C'è la posizione interinale, no? No, quella ecco. Non mi piace, guarda, quella non piace. Beh, ma prova a usare gli ammortizzatori sociali, no, guarda. Veramente. Poi c'è quella subordinata. Quella a chiamata, no. A progetto e a termine. Bon, finito lì, ecco. Sarò all'antica, ma non mi sembrano molto eccitanti. Beh, ti ricordo che tira più un co-co-co che un carro di star. Ecco, te lo ricordo questo. Chi l'ha detto questo? L'ho detto io, ah, ecco, l'ho coniato adesso. Ti dà fastidio se ti dicono che fai sangue alle donne? No, perché mi dovrebbe dare fastidio? Ho letto l'intervista dove dicevi che ti dà fastidio. Ma dicevi, non è vero. No, perché non lo so. Come ma lo te lo sai, giuro, ma io va. Te lo giuro, non me ne rendo conto, sono allocco proprio in questo. Ma ti sarà successo? No, la verità è che io ho uno chassis da camionista, è un'anima da sartina. Ma il camionista cui, sai che tira. Lo so, però quando tu c'è l'anima da sartina, nel momento in cui quella chiede la performance da camionista e come tu gli dici ma tu mi vuoi bene, è un problema. Però dimmi se ti è piaciuto, cioè, ma te ne vai così. Quindi tu c'hai sta faccia, ma dentro sei tutto delicato e romantico. Sorelle, è una vita d'inferno. Dai, lasciami perdere. Tu hai dichiarato un'altra cosa, che accetteresti di fare uno spogliarello? No. Sì, per beneficenza. Tu per hai detto, io per beneficenza farei addirittura uno spogliarello. Mm-hmm. Vediamo. Sappiamo che l'hai fatto, vediamo. Questo è orribile. Je t'aime, je t'aime.
Ma giura solennemente che non farai mai, per favore, lo spogliarello. Giuralo. Lo giuro. Ok, va bene. Va bene. Ci va fermiamo bene. Qui così. Ci fermiamo qui. Sì. Sì. Senza spogliarello. Ma sì. Perché hai dichiarata questa cosa? Ma non mi ricordo quante cazzate ho detto in vita mia. Questa non me la ricordavo. E questo meraviglioso momento della musica per i bambini, siccome noi abbiamo questo metodo, grazie, che facciamo scegliere direttamente alle giovani creature le canzoni, perché lo facciamo noi di nostra spontanea volontà, che invece in realtà ci sarebbe piaciuto, come sempre, scegliere delle canzoni un po' che sono nei nostri cuori, come... Sì, nella nostra. Non so... Il torero camomillo. Perché devo cantare una canzone che distrugge la mia identità, costruita a tavolino della mia casa discografica con tanti sacrifici? No. Allora il mio sex appeal che faccio? Lo butto nel cestino? Tesoro, sex appeal è un pochino presto. Sì. Va bene, comunque facciamo appunto, noi abbiamo deciso di far cantare ai bambini le canzoni che vogliono loro. Maestro, io non penso di farcela. Che canzone... Una canzone che dice che è importante sempre finire. Di giocare, mai lasciare i giochi. Zitto, maestro, pure te. Dai, lavora. Uffa. Oh, ma ragazzi, un po' di rispetto per il maestro. Ma sempre lei per prima canta. Uffa. Ah? Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta a Castello. E poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo. Acetone. Ho deciso, lo mollo. So se puoi farlo o lasciarlo soffrire.